La formazione la faccio settimanalmente e in base a quello che è la squadra avversaria. Poi ci sono le controindicazioni, perché magari sabato avevo necessità di iniziare in un modo per poi nel secondo tempo cercare delle alternative per poter fare male alla Cittadella, e poi invece devi far conto con gli infortuni. Quindi con l'infortunio di Cremonese non ho avuto la possibilità magari di mettere un attaccante in più, un esterno in più, che sono quelli che spendono di più nel nostro gioco. È quel fattore di crescita, quel fattore di maturità che ogni giocatore necessita. Non dimentichiamoci che Desi però ha fatto già un campionato di C1 l'anno scorso, quindi è differente rispetto a Cataldi. Bernardeschi si sta rivelando in maniera molto positiva, però anche lui deve migliorare in continuità di rendimento, perché sta giocando benissimo, ma gioca a sprazzi, e quindi quando riuscirà a dare continuità alle proprie giocate sarà un giocatore fenomenale. No, sicuramente troveremo una squadra ferita, una squadra che secondo me i risultati che ha fatto sono al di sotto delle prestazioni, perché anche sabato ha avuto 3-4 occasioni per poter passare in vantaggio. Attraverso, Ha preso la traversa, un altro gol sbagliato da Maicon da pochi passi dalla linea. E sai, quando poi gli episodi ti sono a favore, ti cambia la partita. Sarebbe stata una gara sicuramente differente. Non meritava di perdere a Varese, perché ha fatto pure una bella partita a Varese, meritava di vincere in casa col Novara, quindi secondo me i punti conquistati sono al di sotto non rispetto alle rispecchiano prestazioni. Se al la realtà. 27esimo del primo tempo fosse passata in vantaggio, sarebbe cambiata la partita. Non mi ricordo azioni nitide, cioè come azioni pericolose, le ha create più la Regina rispetto al Carpi. Il Carpi non ha fatto tiro in porta, non me lo ricordo sinceramente. Per questo motivo non c'è bisogno di pomparla più del dovuto, perché è una gara già sentita da parte nostra. La squadra si sta preparando al meglio con tutte le difficoltà che stiamo avendo, però sicuramente chi andrà in campo darà il 200% per portare a casa l'intera posta in palio. Faccio un in bocca al lupo alla squadra, ovviamente. Mancano poche ore, pochi giorni. Che sia la volta buona. E dall'aria mi sembra, insomma, una situazione abbastanza serena. Mi piace vedere, mi sono piaciute le parole del ragazzo, Antonio. sì, che insomma è sereno, vuole fare bene. Quindi auspico, ecco, le migliori cose. Non si dice mai, perché porta una iella micidiale, quindi insomma Ma noi facciamo gli che vada tutto scongiuri, eh? come si spera.